Ed eccoci qua, siamo in compagnia alle insegnanti e ad alcuni degli alunni della scuola Benci di Livorno. Ciao! Ciao! Allora, una giornata strepitosa, un gran caos, grandi sorrisi, soprattutto grandi energie e tanti colori. Questa era un po' la giornata di oggi per la città dei sogni. I ragazzi hanno vinto con quest'opera magnifica, vogliamo dire due parole? Noi tutto si è iniziato perché a scuola si sta facendo un progetto intercultura e sarà già fatto una città di Livorno. Poi si è lavorato sugli arcobaleni ed è arrivato appunto su questo invito. E da questo invito è sorto questa voglia di partecipare. E abbiamo, in due giorni i bimbi hanno lavorato su e tutto qua. Vabbè, devo dire che i bimbi hanno lavorato, però hanno lavorato davvero bene, perché insomma è stato riconosciuto appunto questo premio. Tra l'altro è un lavoro bello complesso che ora stanno distruggendo in qualche maniera, ma va bene così. Come hanno lavorato su quest'opera? Hanno lavorato, iniziamo col dire che sono bambini di 4 anni e abbiamo dato più che altro l'importanza ai colori, i colori della pace e i bambini hanno lavorato individualmente, ognuno di loro aveva un incarico, chi ha fatto le case, chi ha fatto le barchette e abbiamo preso il punto di partenza, era la loro scuola, quindi le benci. E da lì l'ambiente circostante è stato ricreato e diciamo che i bambini sono stati bravissimi perché hanno fatto veramente tutto da soli. Noi abbiamo solamente ricreato. Beh, devo dire che insomma sono stati davvero molto bravi, molto molto bravi. Poi questo 4 anni lavorati da soli sono stati bravissimi. E poi insomma questo disegno così caotico, se vogliamo, è davvero, ci fa capire quello che vorrebbero, ovvero un mondo pieno di colori, pieno di gente che fa cose tutti insieme. Quindi ricordiamo che questo è un evento che è stato circa un mese qui in galleria e ha accolto i lavori dei bambini, oltre ad avere un laboratorio nel quale i bambini appunto hanno fatto anche molti lavori. Vi ringraziamo, tutti i bambini che sono presenti adesso ritireranno il diploma di partecipazione che firmerà il nostro vice direttore e vi diamo appuntamento per gli eventi che ci saranno qui in galleria del periodo natalizio. Grazie. Di salutare anche per un discorso televisivo, quindi insomma vogliamo chiudere in bellezza, facciamoci riconoscere, no? Siamo a Livorno, facciamoci riconoscere per la miseria, e per la miseria si può dire perché l'ho chiesto prima. Allora facciamo una cosa, adesso la telecamera si volterà verso di voi e cerchiamo di fare tutti insieme non un applauso, non un saluto, ma un salto altissimo, almeno un 30-40 centimetri, tutti insieme contemporaneamente. Se non ci riuscite veramente siete delle schiaffe, lasciatemelo dire. Però anche le nonne e le mamme, se no... No, sì! Allora, proviamoci! Però deve essere accompagnato da un urlo forte, tipo, faccio la prova, eh? 1, 2, 3! È molto brava, devo dire, bravina assai, è la già rifatto. Sì, la già rifatto. E minimo ha dato un concerto l'ha fatto, sì. Sì, sì. Allora riproviamo. 1, 2, 3. Meravigliosi, bravissimi! Un applauso di chiusura e adesso passate tutti qua per gli attestati. Per la città dei sogni, io ringrazio Roberto, ringrazio tutta l'organizzazione, per averlo. No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir perdida.
forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. Me ha parecido oír tu voz otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento.